Poi avete notato stasera, mentre arriva l'artista dell'opera successiva, che ecco questa postazione che vi è qui ha un emblema della violenza alla donna. In questi anni, come vedete, torniamo al discorso del liceo, si parla spesso per colori e per simboli. Una scarpa rossa di pelle lucida che rappresenta che cosa? La femminilità, ma rappresenta la scarpa un elemento anche a volte di seduzione, un elemento che identifica la femminilità stessa, però a volte queste scarpe provocatoriamente sono appoggiate in maniera un po' scomposta su questo piedistallo. Perché, Maria Pia? Perché l'idea proprio di questa violenza, di non trovarsi veramente, poter stare nelle proprie scarpe e stare veramente bene e potersi esprimere. Noi vogliamo dare solamente, non vogliamo parlare di violenza, perché se ne parla sempre tanto, è troppo. Abbiamo dato solamente il simbolo, perché noi non vogliamo dimenticare. L'anno scorso pure, quando abbiamo fatto la festa delle donne, ho voluto lasciare una sedia vuota, dicendo che quello era il posto di quella donna che un padre, un marito, un fratello non ha permesso di poter stare insieme a noi. E questa sera sarà questo, lei in silenzio è lì, quella donna. E quindi sappiamo bene che il femminicidio è un'altra piaga della società. E quindi il problema qual è? Il problema è sempre e solo quello: occorre parlare, parlare, parlare. Se non si parla, se non si comunica, e certo, naturalmente anche l'uomo ha anche una grande responsabilità. Però nella dialettica a volte le cose basta saperle per poter denunciare, perché la denuncia è la condizione essenziale per uscire fuori da emergenze come queste. Altra opera, questa opera è un giardino, io quando l'ho visto mi ha dato l'impressione di un giardino dell'Eden, un po' un paradise lost, un paradiso perduto, eccetera. La signora venga qui, si chiama? Pina Di Bella. Allora, cara signora, intanto è bellissimo vedere come vi è diciamo questa piacevole commistione dei diversi colori della pelle. Esatto. E l'integrazione non è soltanto dare un cibo all'immigrato che torna, ma dare lavoro anche. E questo volevo dire proprio questo, dare lavoro all'immigrato integrandosi così. Ci sono i piani, ci sono. Un'altra cosa che le volevo dire è che ecco, l'ha utilizzata la superficie come se fosse un batik, perché in effetti ha questa. Sì, è solo un pensiero, non è un quadro, è un pensiero. Grazie, c'è un altro quadro, non andare via, se c'è da stare. Vediamo un altro quadro che è questo. Questo è di Pina. Giusto. E Pina nella nostra manifestazione a Natale ha vinto con un altro quadro sul presepio. Sul presepio. Ma c'è un lato dove ci sono delle gambe scure che sono le persone, e qua è nelle gambe chiare che ha un significato, che vengono e lasciano la guerra, le bombe, per integrarsi fra di noi nel benessere, speriamo, il grano che significa questo. Grazie a lei, altra opera, grazie. Questo è del liceo artistico, sempre. Andiamo avanti, dopo un'altra opera. Questo è del liceo artistico che l'hanno finito l'altro giorno, ancora era freschissimo, giusto professoressa? Possiamo continuare. Questo è sempre il liceo artistico. Bene. Ancora liceo artistico. Sicuramente il liceo artistico, perché c'è. Vedete quanto sono ricchi questi ragazzi. Questo morphing, scusate, che riproduce un po' la scomposizione. Questo è anche del liceo artistico. Questa è l'opera che abbiamo praticamente. Qui. E questo pure il artista con scarpe rosse che ci ricorda un pochino anche quello, il messaggio mondo che noi abbiamo detto. Andiamo avanti. Questo sempre il liceo artistico, è un po' sott'acqua quando siamo senza respiro. Quindi diciamo, questo ecco. Ma professore, volevo chiedere una cosa: quando i ragazzi fanno queste opere, gli date degli argini entro cui navigare? Allora, io personalmente parto da una parola. Ad esempio, quando ha visto quella iniziale, la famiglia, ognuno di loro l'ha interpretato in maniera diversa. Io lascio sempre liberi i ragazzi, perché i ragazzi sono fonte di fantasia e creatività che man mano noi tutti perdiamo e atrofizziamo, diciamo, queste potenzialità che hanno loro. Quindi io parto da una parola e loro poi svolgono, fanno una ricerca e si esprimono. E devo dire
dire che finora hanno dato grandi soddisfazioni. Grazie a lei, Luigi Barberio. Luigi Barberio, prego. Terrò io il microfono in modo che potete tenere il foglio e quindi il messaggio che viene letto ha per titolo Diversi come noi. Questo mare è diventato un calvario di corpi senza vita, di anime senza domani, in cerca di un respiro che li possa salvare dall'oblio. Sagome erranti che avanzano scomposti lungo i sentieri del mondo, sui volti disperati il nulla, attraversano gli spazi della terra con la disperazione e la rassegnazione scolpita sui volti arsi dal sole, emaciati dalla fame. I pianti dei bambini accompagnano il sommesso lamento delle madri e gli occhi grandi e lucidi parlano da soli a noi, uomini civili. Fuggono dalle case per le barbarie inaudite che subiscono, per gli scempi provocati dall'odio per il diverso. Assistiamo a queste continue tragedie di disperazione e morte e continuiamo a discutere del niente, indifferenti a questo esodo biblico inarrestabile. Dove sei, umanità? Grazie, il fratello. Continuiamo con i nostri guai. Un attimo, io siccome vi è giunta una poesia, perché c'è una nostra amica poeta, poetessa si dice, giusto, non poeta. Poetessa che sempre ci ha seguito, però quest'anno ha avuto un lutto, è morto il marito e lei non si è sentita assolutamente di venire, però mi ha fatto pervenire una poesia che reciterò io. Vi chiedo scusa se eventualmente sbaglio qualcosa perché la sto leggendo adesso, perché mi è giunta da poco. Però la volevo dedicare a Angela Marino. Allora, tutti più uno e uno per tutti. Niente nasta vita dall'inchino cuore, tante più felicità di come quando a ricevere fai solidarietà. Che la gente d'ogni colore, a quei che sta vivendo nello disagio e nello dolore, da una mano, nichi, ranni, senza limiti di età, facciamo tutti tanta solidarietà, solidarietà, solidarietà. Vede, generosa e santa parola, preziosa assai più di loro, lo nostro Signore a desidere e vuole che siamo tutti pari, frati e soli. Allora, altro artista sta venendo qui, che è l'artista, no? Dell'opera, sì, arrivando Antonella Ricciardello. Antonella Ricciardello, ho saluto Antonella Ricciardello, perdonate, mi piace sempre a noi, faccio un tipo, grazie. Guardate la dicotomia che c'è tra il quadro dipinto, no? E queste donne che sappiamo bene, sì, parliamo della telecamera. Verso la telecamera, Andrea. Il titolo dell'opera è Culture Diverse, perché queste donne stanno ammirando questo quadro, non si vedono in faccia perché non sappiamo chi sono, scandalizzate oppure stupite, dice torniamo. E dove l'abito a volte diventa emblema anche di una chiusura a volte culturale. Culturale e mentale, sì. Bene. Grazie. Andrea, l'avevo portato qualche altra opera, se non sbaglio, sì, ma lei l'aspetta. La bambina con la valigia. La bambina, sì, la bambina con la valigia. Che vediamo lì di fronte. Guardiamo. Partiamo dove. Comunque, puoi scrivere già quello che volevi rappresentare, già è abbastanza chiaro comunque. Quello della bambina con la valigia, perché? È l'immigrazione, rappresenta l'immigrazione. Dove questi bambini vengono trasportati dal genitore e non può vincere una stazione né niente, perché è un'angoscia, ogni istituto della mente non sai quello che c'è. Grazie. Grazie Andrea. Andiamo avanti. Siamo in buona vista. Questa già l'abbiamo visto. Di arrivo, andiamo questo avanti. Questo pure, continuiamo. Ecco questo. Qua.
Santina Milardi, sempre un'artista di Reggio, e questa, per chi non la conosce, c'è un'illusione ottica, perché in effetti sono delle pinaches. Le pinaches sono delle tavolette votive che venivano fatte su argille, venivano portate nei santuari, nelle aree sacre. Per chi appartiene alla Magna Grecia sa bene che nei santuari, negli alberi, venivano appese queste pinaches, tavolette votive, dove per esempio le madri, e torniamo nel tema delle donne, li portavano dipinte facendo, diciamo, chiedendo delle grazie, per esempio per il matrimonio della figlia, oppure si dipingevano le scene di dote, probabilmente sono quelle le immagini, più, le cose più richieste. È un equivalente, insomma, della candela di oggi. Immaginate, nel passato, ecco, la Reggio Calabria ne ha tantissime, quindi si è ispirata a questo. E che cosa c'è? Invece la donna, il focolare della famiglia, la rappresentazione della donna nella società greca, aveva una valenza molto importante, la donna del focolare domestico. Bene. Come vedete, un'altra cosa che è a figure rosse, perché si metteva in evidenza il positivo e il negativo, lo sfondo e la parte in argilla. Grazie a Santina Milardi, l'artista che ha realizzato la maternità. Prego. Dov'è? Sta venendo, eccola qui. Cinzia. Salve. Si chiamano Cinzia. Il nome? Che cosa già abbiamo visto, però prego, sì. Descriva. Sì, quadro dal titolo La tenerezza, guarda la telecamera. Sì, dal titolo La tenerezza, appunto, c'è l'abbraccio tra la madre e il bambino, e poi ho voluto fare una luce che simboleggia la speranza che tutte le donne possono diventare mamme. Va bene, grazie. Grazie a lei, continuiamo a dire con le sorelle Pennisi, vi sì, faccio sentire qualche altro piano. Nel frattempo volevo un altro, che c'è a Google oggi, sono una cometa, e le maestre Pennisi, loro hanno anche sui social, eventualmente si può dire voi. Le sorelle Pennisi su Facebook. Così se vi interessa eventualmente sentire ripetata a casa, fanno i concerti privati, vero? E potrebbe contarsi che ve li porto a casa. Vai. Thank you.
qui davanti si sono liberate delle sedie, se volete venirvi a sedere state un po' più comodi. Allora, noi stiamo, diciamo, la serata sta prendendo, intanto voi avete visto che abbiamo la nostra Giovanna Marchese alle telecamere, perché io sono giornalista di un'emittente televisiva che si chiama Merito TV, di un'emittente calabrese, quindi tutta la manifestazione la stiamo riprendendo, domani provvederemo a mandarla in onda, a montarla, quindi io ringrazio il mio editore, il dottore Bruno Taverna. Oggi è stata una giornata intensa e noi non possiamo non ringraziare, e lo ringrazio ora pubblicamente, con il popolo, come si dice, all'amico, al dottore Enzo Tagata, che chiamo qui accanto, che ci ha, prego Enzo, che ci ha un po' accompagnato in giro da una parte all'altra. Prego Enzo, vieni un attimino. E non ultimo, la grande scoperta, oggi siamo stati, le Agi le conosciamo bene, sindaco, qui a Agi Sant'Antonio ormai la conosciamo come le nostre tasche, e siamo contenti di conoscere i beni architettonici, le bellezze, eccetera. Quindi ancora una volta per il terzo anno siamo riusciti a coniugare questo momento, Enzo. Intanto complimenti agli artisti e complimenti all'associazione della Musa di Reggio Calabria, che riesce a mobilitarsi, a fare scambio culturale fra due regioni diverse e vicine. Quando il poeta calabrese, la poetessa anche calabrese, recitava la poesia in dialetto, era un siciliano di un'altra provincia, ma siamo popoli fratelli, e questo ci accomuna, essere accomunati nell'arte e riscoprire anche i nostri luoghi, questo scambio culturale che è promozione del territorio, essere stati ad Agi San Filippo, vedere il bel museo parrocchiale diocesano che c'è nella chiesa di Agi San Filippo, scoprire beni culturali. Abbiamo scoperto una sorella da Messina che noi non sapevamo all'interno di questa torre. Ma guarda che non lo sanno neanche qua, quindi non è una novità, noi non conosciamo i nostri posti, non li valorizziamo e purtroppo non riusciamo a fare turismo, io non sono bravo, quindi purtroppo non sappiamo valorizzare e farne tesoro per promozione turistica, che poi sono soldi. Le nostre terre, l'Italia è bella, e qua si trova l'80% del patrimonio culturale mondiale. In Sicilia il Touring Club dice che un terzo del patrimonio culturale italiano si trova in Sicilia, però facciamo meno turisti che alle Baleari, meno turisti che a Malta, ecco. Abbinare turismo e cultura è la nostra grande forza. Stasera è la giornata un po' dedicata, tradizionalmente l'abbiamo dedicato questo gerellaggio allo scambio delle donne, alla festa della donna. Quest'anno il tema è l'integrazione e l'immigrazione, quindi voglio fare complimenti a tutti gli artisti che hanno esposto. Ne prendo a caso due, la Mariella Lì, che ha rappresentato il treno dell'emigrazione quando noi a inizio Novecento, a 1800, inizio Novecento e poi nel secondo dopoguerra, negli anni 50 partivamo in cerca di lavoro. Gli italiani si sono fatti onore all'estero, per cui hanno duramente lavorato, anche con grandi ubicazioni, senza avere un'accoglienza di prestigio o di privilegio, ma trattati a volte come bestie. In Svizzera c'era scritto davanti ai bar: vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Eppure ci siamo fatti onori, e i figli dei nostri emigranti adesso occupano una posizione di vertice, si sono integrati bene. Oggi viviamo un'altra immigrazione, l'immigrazione che spesso ha una sorta di solidarietà pelosa, un umanitarismo spesso frainteso, e passo all'altro quadro, Pina De Bella, l'integrazione è nella dignità del lavoro. Quando ospitiamo qua persone che sono illuse nel loro andare via dalle loro terre natie, di trovare qua il paradiso, Eden, perché ti danno il telefonino, la ricarica telefonica, l'albergo da mangiare, e tanto non farai niente, ecco, questo è un modello di integrazione sbagliato. Aiutiamo le persone a vivere nella loro terra dignitosamente, poi chi vuole andare in giro per il mondo che lo faccia liberamente, perché siamo tutti figli del mondo. Grazie Enzo Tagata. Adele Leanza, siamo verso la conclusione, ci saranno gli ultimi, sì, ci saranno quadri, i poeti, sì. Donna straniera, piccoli passi, uno dietro l'altro,
lenti, cadenzati, sotto la pioggia sottile, sottile. Cade leggera, penetra nell'anima, pensieri, ricordi, affievoliti dal tempo. Speranze ancora accese, pervadono la tua mente, ricordi il tuo vissuto, il tuo paese lontano. Lenta vai raminga, verso il sentiero, verso la sera. Grazie, all'eleganza. I quadri di questi che sono rimasti. Questo. E dov'è? Solima. Ecco qua l'artista, sono rimasti gli ultimi quadri. Ricordo il cognome, perdonami ancora. Sai, è la prima volta infatti che stai. Prego, buonasera. Allora, insomma, è un'esplosione di colori, però c'è un messaggio di questo bonsai. Certo, sì, perché praticamente ho voluto parlare delle cinesi, che ormai sono dappertutto, perfettamente integrati nei nostri usi e costumi, col cappellino frufru, i jeans, i ciabatte, un po' così, però che vuole condividere con noi qualcosa che appartiene alla sua terra, appunto il bonsai, e dando anche un messaggio un po' accattivante con il fattore dell'augurio bonsai porta fortuna, per attirare un po' di più l'attenzione, per magari mettere noi italiani più accondiscendenti, un po' più accoglienti nel loro paese. Non le sembra che abbia un po' accentuato quella che è la caratteristica del un po' più iperreale rispetto alla realtà delle cose? Questo tavolo è veramente... No, proprio così, questa nasce da una mia fotografia, perché come ogni artista ci dilettiamo un pochettino in tutti i campi, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'arte, quindi soprattutto anche la fotografia, che è anche un nostro, a me per quanto mi riguarda, un aiuto per poter rendere maggiormente la realtà quello che tento io rendere il più possibile la realtà. Grazie a lei e a presto. Grazie. C'è un altro quadro? Vediamo qual era. Latino. Era la vista che ha fatto. Ah, quello con l'arpa, sì. La donna con l'arpa. La mia fotografia. L'ho presentata una mostra della festa della donna, che anche la donna con la sua eleganza, con la sua costruimenti puri e leggeri, con l'arpa che è, diciamo, uno strumento dell'eccellenza, che se togliere al primo posto è il violino, che sono strumenti veramente bellissimi, però con la sua arpa accattiva, cioè rende più amorevole e ci rende anche più amorevoli se questo è il prossimo. Grazie. Andiamo avanti con l'altro quadro, l'artista che ha realizzato... Questo è il liceo artistico. No, c'è l'artista, eccola qui, prego. Prego il leggero da questa parte, per favore. No, questo non ci arriva solo. Prego. Siamo organizzati pure per farla passare. Allora, questa lanza. Vai. Ci giriamo. Sì. La lanza. Tenere io perché non si sente. Madonna, si è immigrata. Integrata perfettamente, non a caso alle scarpe rosse per ricordare appunto, cioè ci tiene ad affermarsi nella sua integrazione con la danza, con il ballo, con la musica, la poesia, l'arte, lo vediamo, l'arte è comune a tutti. Grazie a lei. Andiamo avanti. L'artista che ha realizzato quest'opera non c'è, avanti. Questa invece è Francesca Malavigna. Francesca Malavigna. Lo sponsor ha vinto nel concorso che abbiamo fatto, sì, maternità, sì, sulla maternità. Sì, 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 quindi è chiaro che aveva il posto d'onore rispetto. Buonasera a lei. Allora, questo quadro, Amore materno, è voluto rappresentare l'amore della mamma, il senso materno che hanno tutte le donne. Qualsiasi razza possono essere tutte le donne di tutto il mondo, l'amore materno. Bene, quindi con questo quadro abbiamo voluto insomma omaggiare anche quella che è l'idea della continuità che c'è oggi nel senso della famiglia. Grazie a lei. Grazie. Hai portato un altro quadro? No, solo questo. No. Andiamo avanti. Altra opera. Prego.
una ragazza di fine del liceo artistico, e come vedete insomma ha una sua certa aggressione, no? Dal punto di vista cromatico. Sì, io volevo rappresentare la bellezza che si può nascondere sotto un burka, una bellissima ragazza siriana, appunto. Bene, la cosa interessante è che ha lavorato molto per geometria, perché se voi vedete ogni parte ha la sua praticamente sua struttura, quindi anche questo è un segno, ecco, un procedimento di lavoro. Grazie. Ah, c'è l'altro, vediamo qual è. Ecco qua questo, ecco qua. E quindi invece mentre in questo? Allora, è una sorta di madre natura, insomma la donna è rappresentata come natura e molte volte noi spesso la maltrattiamo la natura, quindi è una sorta di simbolismo, diciamo. Grazie. Andiamo avanti. Questo è liceo artistico. Sempre liceo artistico. Ma non c'è. Andiamo avanti. C'è? Sì, no. C'è ma non vuole parlare. Non vuole parlare? Niente, però c'è. Ma c'è. Allora andiamo avanti, quest'opera. Questa è qui, sta arrivando. Prego signorina, vieni, che così lo guardiamo assieme, lo commentiamo noi sottovoce. Allora intanto prego. E questo è il periodo della Madonna. Ecco, la signora sta dicendo, l'artista, ecco, che ha rappresentato una donna nel periodo dei Malavoglia. E due lavori appunto dedicato. Credo che sia proprio un'integrazione storica questa. Sì, il primo, questo sarebbe Momenti di Gioia, che è la gioia che nell'attesa del ritorno del marito, del padre. Mentre il secondo è attesa, è amara realtà, perché purtroppo la solidità della sussistenza, no? Al ritorno. Grazie a lei. La signorina che ha fatto l'opera di prima, vieni un attimo, non puoi non venire, vieni un attimo, dai, forza, superiamo questa cosa, torniamo nell'opera di prima. Bene, vieni qua, un applauso. Altrimenti come ci integriamo? Allora, come ti chiami? Alice. Allora Alice, tu hai giocato nella sensualità della linea. Com'è questa linea? È una linea morbida o no? E perché l'hai voluto realizzare? Perché tu hai, c'è l'idea universale della femminilità o no? Ma tu quando lavori utilizzi solo la linea o utilizzi anche il colore? No, il colore. E in questo caso perché è un po' acromo, si dice? Cioè senza colore. No, cioè ci sono le sfumature, solo che non si vedono. Però prevale, sono colori solo. Il blu, perché? Quindi ha realizzato un'opera solo perché appunto il blu era più congeniale alla sua idea, e anche questo è espressione di una voglia di comunicare, nonostante il tuo dark style, va bene? Ok, un applauso. Andiamo avanti. Allora, altra opera. Sì, Giussi mi intendi. Giussi mi intendi. Che già l'ha presentato l'anno scorso, l'ha riportato quest'anno, perché quadro che mi piace, vedi, l'ho visto, perché non ve l'hai distrutto con me, quello di piacere. Da guardare, ma non l'ho visto. I tuoi pupi in basso, che... Allora, spiega. Prego. Allora, questo quadro l'ho portato per Maria Pia, certo, perché è la sua grande richiesta. E si intitola La posizione delle donne, naturalmente. Come vedete non c'è un punto. Questo è spento forse. Questo è vicino. Dunque, è una donna senza volto, perché in realtà rappresenta un po' tutte le donne. E quindi è stato fatto nel 2001 questo quadro, subito dopo la guerra del Golfo. E naturalmente questa donna che ha delle spalle da uomo fa sì che si fa carico di tutta una serie di incombenze sociali, insomma culturali, tutto, e nello stesso tempo si vede questa giarrettiera, questa scarpa un po' sexy, quindi anche il ruolo di donna in una maniera femminile, ma indossa anche uno scarpone militare
con il simbolo della pace, perché la donna in ogni caso genera vita e quindi non ama la guerra. E questo è un quadro che nasce dopo la guerra del Golfo e quindi mi toccava molto il fatto che comunque anche le donne venissero chiamate a questo tipo di dramma sociale e non è facile affrontarlo se effettivamente non lo senti. È proprio la posizione che purtroppo il ruolo che tante volte le donne hanno nella società non è sempre facile. E proprio volutamente ha queste spalle larghe proprio per farsi carico, si fa carico di tutto quanto. Grazie. Altra opera vediamo dell'artista che ha realizzato questo quadro, mi pensa di sì, prego, un'altra giovane allieva del liceo artistico che si chiama? Gana Sapienza, è un'ex allievo del liceo artistico, la professoressa. Adesso vado all'Accademia di Belle Arti. Beh, in realtà descrivere le mie opere sarebbe un po' difficile, nel senso che perdono quando le descrivi, perché sembrerebbero dei ritratti o addirittura dei autoritratti, ma in realtà non lo sono perché sono donne frutto della mia immaginazione. Non so che dire. Ne donne della tua immaginazione, no? Però sono anche donne a volte un po' aggressivi, o no? Hanno questa sensualità accentuata? In realtà non sono così scure, è che le foto sono un po' scure. Sì, hanno una sorta di aggressività, forse perché comunque rispecchiano il mio lato. E poi c'è questo rosso un po', no? Rosso, sempre veramente rosso. Ci sono altre opere che hai presentato? Così le vediamo, così, ecco, questa per caso? Sì, sì. Parecchi anni fa. Forse sì, come si fa a dire forse sì? Sì. Poi? Continua, vediamo se... Sono le ultime, questa sì. Questa è sempre mia, non sono io. Non so che dire, perché ripeto... E c'è sempre questo sguardo, che pure punta molto sugli occhi, sullo sguardo. Non so che dire, perché ogni donna che io rappresento, se la si guarda negli occhi, si può intuire qualcosa, cioè è un po' all'interpretazione. Cioè non c'è qualcosa da descrivere, come la interpreti tu quello sguardo. Bene, grazie a te. Allora, mi pare sono i nostri ultimi due quadri. Questa invece è una scultura. Allora, questo Minotauro, cos'è? Francesco, ecco qua. Vieni. Ora è come artista. Era messa all'ingresso, la prima opera che ho visto in grado è stata la tua, sulla destra. Prepari la poesia dopo. Questo è un marmo rosa del Portogallo, è una Frinacria, secondo me. Un po' sognante, un po' evanescente. E ora invece reciterà un'altra poesia di Carmela Toccari. Lui ci sta prestando la voce mentre Carmela ci ha portato le parole, giusto? Il titolo è Tu e l'altro. Tu l'altro. Io il coraggio e la destrezza, io la dedizione e la tenerezza dentro il cono d'ombra d'una smorfia statica legata al tenue filo un aquilone che naviga sterminate plaghe d'azzurro. Tu l'altro, il tessuto fragile dove si dipana il passo vacillante, l'incertezza del dire, dove tramonta l'alba un tempo frammentato in tessere sfocate di vuote immagini, dove si inverte il senso della vita e l'accoglienza si fa muto ascolto per raccattare il guizzo di un sorriso, il fruscio di un suono per farsi mani e bocca in quel cono d'ombra del tuo esistere labile. Tu la
Allora, abbiamo le ultime opere, andiamo avanti. L'artista, andiamo avanti. Questa è Morgana, sembra Morgana. Abbiamo visto Morgana. 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 Quindi abbiamo Morgana. Domenico Romeo. Ora le Viva le donne, oggi e sempre. Romeo, il messaggio è universale e lui ha scritto proprio allora, donna. Generalmente quando io scrivo queste poesie, siccome non sono tanto cotto, c'è la buon'anima di mia suocera che mi è venuta. Questa volta era sempre, quindi mi sono arrangiato questo. Donna, donna, creatura nobile e gentile, creatura più preziosa ed importante dell'umanità. Donna, sei grande come il mare, immensa come l'oceano, bella come il sole, stupenda più di un cielo stellato, maliarda come la luna. Donna, sei il giorno e la notte, l'aurora ed il tramonto, la voglia e il desiderio, l'illusione e la delusione. Donna, sei tu la speranza, la vita e la gioia. Donna, sei tu il respiro, l'anima ed il volano che fa girare il mondo. Donna, sei più dolce dello zucchero e del miele. Sei la luce e la fiamma di questa vita effimera e sfuggente. Donna, sei lo scopo, l'emozione, l'amore. L'amore è tutto ed è per sempre. Viva le donne! Grazie a Romeo. Allora, Francesco Gennaro stava andando via, doveva andare via, però volevamo dare una targa perché, per la sua partecipazione, perché ha scritto le poesie ed è questa offerta. Grazie. Allora, te la do io, noi ci conosciamo, però te la consegno io con grande piacere. Ciao, sono Gabriella. Grazie. Allora, abbiamo tre sculture, se non sbaglio, no? Che dobbiamo concludere il nostro viaggio nell'arte. E noi dobbiamo pure ripartire, perché siamo in addirittura di arrivo. Allora, chi ha realizzato quest'opera? Aspetta che non mi funziona. Dunque, questa è Lidia Conti, è una ceramista. Qui momentaneamente non c'è. Questa è una scena che anche le fotografie sui giornali hanno raccontato. È chiaro che poi, diciamo, come voi vedete, questi occhi è il mondo che guarda tutto ciò che accade, e questo bianco in effetti rappresenta poi la mancanza di identità che hanno questi popoli quando vengono da noi, e questo sangue che gronda in alcune zone di questa tecnica che poi vedete si chiama stiacciato, non è tanto un basso rilievo ma è stiacciato, è un rilievo più leggero, ma naturalmente è una ceramica policroma naturalmente. Continua. Andiamo avanti. Questa è un'altra ceramica fatta su pietra larga e di Silvana Marletta, che non c'è qui questa sera. Andiamo avanti. Questa invece è Alfio Petralia, che è uno scrittore, Alfio, lo conosciamo. E questa è scrittore di pietra larga. Si chiama poesia visiva, maestro, questa o no? Perché c'è la parola Petralia, che è il suo cognome. Intanto c'è questo minimalismo, ha voluto rappresentare, lei è sempre preciso nelle sue cose. Che cosa ha voluto puntualizzare? Anche se voi guardate ci sono dei richiami che ci fanno venire in mente qualcosa che già. Buonasera, Alfio Petralia, lo conoscete? Questa chiaramente rappresenta l'immigrazione, come vedete, sul gommone, barca rovesciata, qualche cosa che quello rappresenta il bambino che tutto il mondo abbiamo vissuto per trovare in spiaggia. E tutto realizzato con che elemento? Solo pietra normale, senza niente di particolare.
Quindi vedete con la pietra che anche le pietre parlano, no? Perché hanno, raccontano. E vi devo confessare che ancora non è completa, quindi siccome non, per questione di tempo non è completa, però speriamo che appena la prossima volta sarà completata. Parliamo di più, ciao per la domanda. Un'altra struttura sempre di acqua. Sempre un'altra opera. Uno scarpone molto pesante questo. Rappresenta un po' tutto. La donna è uno scarpone che si trova sulla spiaggia, chiaramente. La natura poi già è tetica. Grazie. Anche di opera d'arte. Questa e... invece non abbiamo qui l'artista perché Luca Sanfilippo è andato via. Questa l'ha vinto l'anno scorso quando abbiamo parlato di maternità. Continuiamo, è sul legno. Abbiamo finito. Questa invece è sempre Alfio Pedralia, ma non Alfio, questo è senior e poi c'è Junior. Lui lavora e non c'è Alfio Pedralia Junior, e lavora sul legno. E con questi credo che abbiamo finito. Con allora. Abbiamo finito e l'applauso va fatto agli artisti che sono stati veramente. Abbiamo preferito quest'anno non presentare la mostra eccetera, ma fare parlare gli artisti perché, come voi vedete, la diversità, l'integrazione vuol dire la ragazza che magari non è venuta e poi dopo un po' anche quella ha vinto se stessa, perché noi stasera abbiamo dato la possibilità, nella prossima volta andrà con piacere a tutti i nostri poeti che hanno scritto, chi col vernacolo, chi col dialetto, chi con ecco, questa contaminazione tra la Sicilia e la Calabria. È stato interessante perché ognuno di loro ha raccontato un unico messaggio, la diversità espressiva, la mostra all'interno di questo palazzo, l'accoglienza delle autorità, dell'associazione e le testimonianze qua delle nostre due signore. Sapete bene che a fine serata, no? Uno deve un po' ringraziare quando si fa qualcosa. Allora io partirei intanto dal... per quest'anno abbiamo cambiato il nostro, come si suol dire, presente è questo. Io chiamo subito qui il presidente dell'associazione di Sant'Antonio di Parte, Giuseppe Musumeci, e l'associazione culturale Le Muse nella veste del suo presidente Giuseppe Rivoti ringrazia per l'ospitalità nella promozione della cultura vera. Noi consegniamo questo riconoscimento al presidente. Ho una voce, non ho bisogno di microfono. Io prima di ogni cosa ringrazio Peppe per la sua disponibilità e questa collaborazione che dura ormai da 3 anni e ci dà tante soddisfazioni. Vedere una sala piena e parlare di cultura e tradizione oggi con i tempi che ci sono è molto difficile, difficilissimo. E tenere una sala così si pregia di onore e questo ne vale anche della tua conoscenza e professionalità. Ringrazio tutti, io mi commuovo per la tua presenza, ogni volta ti stupisci. Poi io devo ringraziare Maria Pia in modo particolare, come ogni anno sempre ti dedico qualcosa di stupendo. Sì, ma anche mia moglie mi conosce, mi conoscono tutti. Io, mia moglie dice che sono un tradizionale, perciò di conseguenza non ci sono queste preoccupazioni. Fare il ringraziamento di rito in questa occasione, ringrazio la presenza di Santo, che io sempre mi viene difficile chiamarci sindaco, chiamo Santo che è sindaco, non penso che si offende, di tutta l'associazione insieme, da Antonio, Annunzia, non perché in modo particolare per Pia e per tutti quanti che si sono impegnati, e io sono uno di quelli insieme a Pia che volevamo farla quest'anno di Sant'Antonio. E ti ringrazio per il presente, grazie. Grazie, al prossimo anno. Sì. E poi sempre ringraziando per l'ospitalità nella promozione della cultura vera, la consegniamo al dottor Enzo D'Agata dell'associazione Agi Sant'Antonio di Parte. Dove è Enzo? Vieni. Aspetta, prestami. Io chiedo ai soci, cioè Settimio, Nunzia, Maria Congetta, Sebastiano, Lucia, ragazzi se vi sto dimenticando qualcuno fatevi vedere, venite qua.
foto. Però... Questo noi, questo riconoscimento doveva darlo a chi ha lavorato veramente. Io non ho collaborato in questa occasione. Io vi devo fare i complimenti per come avete organizzato. Grazie. Cioè, tu non c'è stato, effettivamente abbiamo organizzato, no, l'hanno messo. Grazie a voi per questa occasione. Io non ci sono la vita passata. La prossima occasione. È un piacere avervi ospiti. E poi, non ultimo questo riconoscimento, perché naturalmente non va né in ordine di importanza ma in ordine anche in ordine di amicizia, no? Quell'amicizia che è sempre decantiamo. E qui il discorso cambia. Io ho scritto Associazione Culturale Le Muse alla socia Le Muse Maria Pia Cristaldi, artista vera e autentica, con affetto sincero. Io ringrazio Peppe perché noi ci conosciamo già da parecchi anni e questa collaborazione, prima sono stata io, sono andata nella loro associazione, ed è un'associazione. Però il sindaco deve sapere come ci siamo conosciuti noi. Sì, la nostra è una storia di un romanticismo tipico del sud. Io amo la Sicilia e quindi in Sicilia, per me la Sicilia, ecco, venerdì ero a Palermo, oggi sono qua, insomma per me c'è nel sangue. E a volte quando mi dicono sei. Non dovrei dirlo ai miei amici, ai miei soci calabresi, quando dico sei siciliano quasi quasi mi sento, mi piace, no, la cosa, perché forse perché mi piace tutto ciò che è bello. Allora io mi trovavo a una alla fiera dello Ionio, dello Ionio, e io lì stavo, Reale. E io li esponevo con i miei lavori tanti anni fa. Tanti anni fa. Hanno anche le freccine, allora, ti ricordi? Ci vedo più Ginoni, ma giudizio più buone, invece sono più giudiziosa. E così si avvicina e mi chiede subito, però veloce, perché già lo aspettavano gli amici. Io passeggiavo e allora da lontano ho visto lei all'interno della villa comunale, dipingeva una portella di un carretto, una cosa, no, che mi affascinava, che poi non apparteneva al mio mondo, no? Quindi per me era una cosa, parliamo di tanti anni fa. Quindi io, ecco, guardavo questa portella, eccetera. Poi a un certo punto ho chiesto di lei, arriva con questo abito, mi ricordo turchese, cioè lei si usava questi molto pagati. E lei, certo, si è avvicinata, eccetera. Certo, a un certo punto, certo, lei avrà pensato. Veramente mi è piaciuto, ho pensato il ragazzo. Ma dice, ma come corteggia? Come corteggia? Oh! Invece no, pazienza. E io insomma sono entrato e allora quando ho visto, insomma, mi ha iniziato a spiegare, a raccontare quello che stava facendo, sono rimasto proprio affascinato. E in effetti la fiera, voi lo sapete meglio di me, è una fiera talmente ricca, non sapete dove girare lo sguardo, no? Eccetera. E l'ho invitata a Reggio. Io non sapendo dove andare, non conoscevo completamente. Lei si è fidata? Sono fidata, sono andata a Reggio ed è stata un'esperienza bellissima, perché con Peppe oggi dico è veramente un mio grande amico, ma anche tu e gli associati che hanno lì, ogni volta mi sento a casa veramente, che fa parte della famiglia, si sente qui a casa, per me è la stessa cosa. Ogni volta, anzi alle volte ho coinvolto anche qualche amica, l'ho portata appresso e come tutti no, si sono trovati benissimo. E quest'anno ritornerò, quando ancora non so, ritornerà a maggio, lui mi invita, ma io non ne so, che cosa porta? Ma quest'anno, l'anno scorso abbiamo parlato della strage degli Alberti e degli Abenavoli, no, c'è una storia. L'anno scorso mi coinvolto con il presidente del... Abbiamo fatto una cosa sul parco da Aspromonte, quindi... Ma mi ha detto un mese prima, cambiamo progetto, siccome c'è un presidente della Aspromonte, sì, me lo fai questo? Mentre due anni fa abbiamo parlato della storia degli Alberti e degli Abenavoli, attualizzando la storia vostra dei paladini di Francia con le portelle. Cioè non ho fatto altro che ricordare le storie calabrese, come noi li rappresentiamo qui in Sicilia invece con le nostre storie. E la cosa bella è che è venuto un erede, o degli Abenavoli, degli Alberti, la strage degli Alberti, una cosa terribile per una storia d'amore che accade nel 500, appendibile, che ancora ci sono queste anime di questa strage, fantasma, di fantasmi, eccetera, che ancora insomma è una storia come quella della contessa di Carina, pronta, che viene lasciata, eccetera. E quel giorno viene, perché lo sente, da quel di Melito, perché Pentilattico e Melito Cortosalvo sono un unico comune. Melito è la parte della Marina e Pentilattico è la zona, si chiama Pentilattico perché il centro storico è arroccato, Pentilattico, cinque dita, e la roccia ha la forma di una mano. E venne un parente, un erede degli Alberti, che ha visto queste portelle con la storia della famiglia, la storia che venne anche quello dei Scufari, che era il
il servo, quello lì che li tradì. Esatto, esatto, anche c'era un referente che fu quello che poi fece entrare dentro il castello per di notte affinché si comprò le coltelle, sì. Perché era una cosa strana vedere una parte di un coltella di un carretto siciliano poi tradotto nella tradizione calabrese, mentre quest'anno facciamo una cosa sui tamburelli di Sicilia, quindi nel mese di maggio capirete che cosa faremo. Quindi questo è per te e grazie a voi. Ora invece noi abbiamo i nostri soci, poi ci sono delle targhe, quelli con quelli che c'erano il mascherone. Anche noi abbiamo preparato un presente, saranno i nostri soci, e dobbiamo ringraziare voi ospiti che venite qua. Sul lenti, miei soci, che devo fare? Carusi, allo sbigliare. Non è che sono lenti loro. Cosa è lenti? Ma dovevano intuirlo prima, c'era bisogno che lo scrivano. Siamo troppo veloci noi, vero? Allora. Ecco, allora, bravo, Teo, vieni, avvicinati. Manco per loro. Allora, prima mia concetta. Gli occhiali. Allora. Certo. Allora, questa la vogliamo dare noi a Marisa Scicchitano, che ci è venuta a trovare per l'impegno a promuovere l'arte al femminile. Queste targhe le abbiamo realizzate con Pippo Lanzafame, che è un artista, uno scultore, scultore di Carretto, la madre è un'attrice di Carretto, Nerina Chiarenza, e le abbiamo realizzate insieme. Io ho messo solamente la scrittura e la pittura, per il resto ho fatto tutto Pippo. Altre cose, Sebastiano, altro socio. Questa invece la diamo alle sorelle Benisi, venite qua. E sono state veramente brave, grazie. È la prima volta che li ho sentite, mi ho sentito parlare, ma non li conoscevo. Brave, grazie. E spero che per tutti ancora sarete nostre ospite. Grazie ancora. Altra, Lucia, che poco fa ti ha chiamato Luca, invece è Lucia, non è Luca. Questo è Luca di Pocanzi. Allora, questo è ad Andrea, maestro Andrea Luca Marino, eccolo qui, con la chitarra classica. Il maestro Luca Marino, tutto lui insegna in una scuola? Sì, a tre mesi di Ateneo, all'Elenium degli Amicis quest'anno, mentre l'anno scorso insegnavo anche al Falcone che abbiamo portato. Sì, l'anno scorso hanno portato i ragazzini che hanno fatto degli intermezzi musicali. Grazie. Nunzia Ginina, che non sapevi dire il cognome, con Ginina, ti stai dicendo tutto complicato, sto fanno di credere, invece Nunzia avrà Giuseppe Limon, se l'hai conservato apposta, se l'hai conservato apposta. Chi c'è appresso? Ce n'è ancora l'altro, magari vedi che appresso ci sono gli uomini come so. Dai che ce ne sta un'altra, io già l'anticipo perché la professoressa. Un attimo che da quando dice no, uscita, un secondo, no, un attimo, di Giovanna, che di Giovanna giustamente facciamoci sì. La foto. Anche con chi l'ha consegnato, se no giustamente. Lucia, Nunzia! Un attimino che ci scrive tutto per avere la targa per consegnarla a lui e poi non deve muovere la foto. Giusto perché Giovanna. No, sì. Perché si buca non vedo? Io gelosa, io fra di voi. Ecco qua. Grazie. Ed ecco l'altra professoressa Di Mauro. Noi lo consegniamo questo al liceo artistico di Rio Greco. Perché per il secondo anno sta partecipando con noi. Che dato questa opportunità ai ragazzi di esprimere quello che loro realizzano, ed è una cosa veramente grande. Ma grazie a voi, io voglio raccontare una cosa, anche l'anno scorso il liceo artistico ha partecipato con dei ragazzi, l'anno scorso c'era il concorso, quest'anno non l'abbiamo fatto perché lo stiamo spostando, dicevo, in estate noi porteremo il concorso su questo tema, immigrazione e integrazione. L'anno scorso era quello sulla maternità, quando è venuta la giuria a giudicare tutti questi quadri, mi hanno detto, senti, c'è qualcuno che preferisci come quadro? Ho detto, no, guarda, per noi sono tutti uguali, solamente chiedo una cortesia. Siccome ci sono dei ragazzi del liceo artistico che hanno portato delle opere, ma
magari se qualcuno me lo fate vincere dei ragazzi, non era proprio una raccomandazione, più che altro per incentivare questi nuovi giovani. Ebbene, sapete cosa mi hanno detto quelli della giuria? Beh, va meglio che raccomandi all'auge. E questa è stata una cosa bellissima, per dire che i ragazzi sono veramente bravi. Grazie professoressa, grazie ancora. Così abbiamo, credo, finito, no, chiamiamo i poeti. Allora, tu dimmi i tuoi. Allora, Luigi Barberio, in ordine, venite senza orpelli addosso per ricevere bene il premio. Prego, Sebastiano. Andiamo tutti qua, ma ci sono altri soci che vogliono avvicinarsi. Presidente. Allora, Luigi Barberio. Nanà lo giudice. Io lo volevo fare con il... Prima ricevete il Natale, e poi tutte le donne vogliono i maschi, perché? Ah, vogliono anche il sì. Questa si formalizza. Certo. Si formalizza, si legalizza. Certo, legalizziamo il tutto. Dov'è la tante? E la dov'è? E legalizziamo anche senza tante. Grazie. E poi c'è Adele Leanza. Consegna il premio. Ma così si parla delle cose importanti. Maria Concetta. Grazie. Pina Verducci. Il prossimo anno vengo con la mia poesia. Pina Verducci. Un attimo la fotografia. Domenico Romeo. Lucia. Ricordate sempre che viva la donna, certo, lo sai che si è vista. Fotografia, fermi se non... Ora volevo chiamare Antonio Bonfiglio, che è praticamente un nostro socio che ha collaborato tantissimo. Antonio, è il più brutto che abbiamo, chiaramente. Ma io siccome non mi fa schifo, lo abbraccio, ma che dite? Lui veramente ha collaborato tanto, ha creato anche, c'era Giovanni D'Agata che non lo vedo, è andato via. Sono i nostri giovani effettivamente che hanno collaborato tanto. Vogliamo dare una targa al nostro poeta preferito, che è Nicola Raciti, che oggi è il suo compleanno. Auguri. E ora ci reciterà dopo un'altra poesia, Nicola, te la faccio recitare, ma te l'ho fatto sul telefono. No? No, si chiede. Vediamo se ce l'hai sta dentro, certo. Giusto, quella degli ricambi. Un attimo, ora te la faccio recitare dopo, un attimo, diamo prima, sentiamo le ancora, continuiamo. Poi ci abbiamo, siccome praticamente avevo detto che la poesia che io avevo recitato, che era di Angela Marino, lei non c'è qui, però ritira il premio la cognata. No? Chi lo ritira? Giorgia, dove sei Giorgia? Sì, Giorgia, no, Giorgia non c'è. È andata via. Ma sei sicura che Giorgia c'è? Ah, no, è Giorgia, vieni Giorgia. Angela scrive tutto in dialetto. E anche lei scrive? Ah, ho capito, allora ecco perché le digitate lei, tu non il braccio, lei la mente e lei il braccio. Grazie, la Giorgia decide e ritira il premio. E la targa il premio. Grazie. Poi c'era quello che avevamo preparato per Carmela Tuccari, ma non c'è, per cui noi lo conserviamo per dopo, glielo daremo dopo. Io penso che abbiamo finito. No, ce ne sta ancora un altro. Presidente, per favore, se si alza, date una targa al presidente. Il nostro sindaco, per favore. Grazie per essere stato con noi, per averci... Oh, mi confondi, che ti ho detto? Grazie, mi sono confusa, io mi porto questa cosa, grazie. Rischiano con le mogli davanti, per russi, vada su TV d'aria, io non sono sposata, andate a mettere. Sono stella.
c'è tutto, ma è chiaro che una manifestazione del genere deve essere di proposta. Ho capito che già ci stiamo preparando per il periodo, diciamo, primaverile. Ben venga, no? Gli spazi abbiamo questi, metteremo a disposizione quella all'esterno. Ben vengano queste iniziative, ed è bello che quest'anno siamo riusciti anche a farla da presentatore. Quindi un grosso grazie a voi, un grosso grazie a questo bellissimo pubblico, perché attraverso questa partecipazione noi portiamo fuori queste iniziative, che sono iniziative sicuramente di un alto spessore culturale e di confronto, perché attraverso l'arte, attraverso il confronto, noi riusciamo a crescere, riusciamo a dare le risposte che tutti ci aspettiamo. Grazie e arrivederci a tutti. Bene, e siamo giunti alla fine. C'era però Raciti che mi aveva fatto la poesia, gliel'avevo chiesta io espressamente, per cui ce la deve recitare. Vieni. Nicola, ci recita. Io vi saluto e vi ringrazio tutti. Allora, le indicazioni pratiche. Allora, dopo che qui il nostro amico poeta Raciti reciterà, i soci delle Muse potranno uscire e andare al Pullman, che si trova nella piazza. Ringraziamo anche l'amministrazione che ha fatto parcheggiare in centro, quindi è una cosa buona per noi. Mentre i pittori, rimanete, ci facciamo una fotografia tutti gli artisti, e il tempo il pittore e l'artista di farsi la fotografia accanto al quadro, perché e poi raggiungeremo gli altri al Pullman, va bene? Grazie a tutti, buona notte. Io ringrazio tutti quanti, vi ringrazio di essere con me, ringrazio tutti quanti i partecipanti. Noi ci sentiremo con gli artisti eventualmente qui del luogo, e ci terremo di nuovo appuntamento. Comunque grazie ancora a tutti quanti, spero che non ti abbiamo annoiato. Tutto tuo, dai. Appuntamento a quest'estate, vi comunicheremo le date. E allora la partita è dedicata a mia compagna una volta, ai nostri padri. Allora, degli anni 50, bravo. Emigranti, Sicilia d'amore era bella quando la gente era poverina. Le caratteristiche erano cavate, stanchezza, con le mani che ne cadde. Qui vagliano in cerca di fermento, lo fritto della notte, acqua e vento. Ricordo che ritorna bello chiaro, quando lo pane era dolce e amaro. Le parti di famiglia non mi sbaglio, bugiaggi che non trovano travaglio. Dall'epoca passata di tant'anni, quando i mercanti fuori non scenanti. Con parte con lo geno non c'è peggio, a travagliare in neve nero o peggio. Felice per lo sotto che mi piglia, le manda alla casa e alla famiglia. Le viscere da terra a donocchione, nivore lordi scavando lo carbone, lo mare bello spesso con la pava, quello improvviso tutto si negava. La gente che è fuori e te schicchi, la terra si ha mangiato la sua figlia, dolore, le bugiaggi e si dispera, le morte, un regato da maniera. Ancora tanta gente che si predica per savogliare se ne va in America, valigia, chi da fatta di cartone, a giacca, baricausi e maglioni, mutande, la tovaglia e canottiere, tratto delle figlie camogliere. Poi attaccata con lo spago fitta, perché la valigia era mezza rotta. Do porto le carette dello mare, aspettano la gente più amicale. Sopra dello vascello non c'è scusa, ittata a Monzello, alla Rambosa. Viaggio che durava quasi un mese, la fame, le disagi e poi la crisi. Si soffre la granzima da maniera. Le tante malattie e a lungo l'era. Per giunta non si sape quando morte lo mare temponendo se le chiude, per tante e tante dalla lontananza ci termino viaggio della speranza. Una liscia a famiglia e le parenti do menzo, ci sono messi i documenti. Può Brasile
a chi lo combina, oppure si sistema all'Argentina. Lasciano la sua terra tanto amata e fino ad oggi non è più tornata. Passa lo tempo, ma resta la nostalgia, d'aranci, mandarini, chi è lo mio. Sicilia d'amore le so canti e sempre in suo cuore le mie grandi. Caro sindaco, dottore Caruso, sindaco di Agi Sant'Antonio, le muse nella terra delle Agi, terzo anno, si è conclusa una manifestazione, che le ha lasciato questo evento, sindaco? Ha lasciato sicuramente un segno forte di integrazione, e soprattutto perché il tema di stasera, l'integrazione ha fatto sì che i miei concittadini, questo bellissimo pubblico, si potesse confrontare su una problematica che è una problematica attuale e stringente. Quindi oggi abbiamo lanciato un messaggio forte, e grazie alle due associazioni che hanno portato con molto grinta, con molto vigore avanti questa iniziativa, che è alla terza edizione, e quest'anno averla riproposta dagli Sant'Antonio sicuramente rappresenta un momento importante di crescita di tutto il territorio. Quindi andiamo avanti, sono convinto che attraverso questa azione di sinergia fra diversi territori, anche la Sicilia, in questo caso la Calabria, fanno sì che il nostro modo di essere particolare, io dico noi siciliani, anche voi calabresi, abbiamo nel sangue il fuoco, noi nell'Etna abbiamo questa particolarità, attraverso questa peculiarità noi daremo la risposta che tutti ci aspettiamo. Concludono le muse nella terra delle Aci, siamo qui con Maria Pia Cristaldi. Allora, una per la terza edizione, lei che è un'artista del Carretto, ha organizzato un grande evento con Aci Sant'Antonio Riparte. L'evento l'ho potuto realizzare grazie a voi, a questa collaborazione che c'è con le muse, perché camminiamo sempre, diciamo che creiamo sempre insieme, e uno dà uno spunto e l'altro continua, per cui è stata bella anche questa esperienza. Oltretutto è molto bella vedervi ogni anno che ritornate qui, ed è una festa, e speriamo sempre ogni anno di trovarvi, di portarvi qualcosa di nuovo, qualcosa che vi faccia sempre ritornare. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, allora, sicuramente alla quarta edizione. Da premettere una cosa, che quest'estate abbiamo l'edizione estiva, perché a giugno andremo, eventualmente riporteremo questa stessa manifestazione fuori in piazza. Va bene? Arrivederci, ciao!